caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi ritroviamo una delle mie fisse, uno dei leitmotiv di questi incontri quotidiani. L'esplorazione della propria interiorità, la consapevolezza che ognuno di noi ha due nature, la natura terrestre, come diceva San Paolo, e la natura celeste. Siamo esseri animali e esseri spirituali. Siamo il canale di congiunzione tra la terra e il cielo. Ecco perché la fisiologia delle culture antiche, così come ogni cultura dell'umanità a livello simbolico, trova questa perfetta rappresentazione di connessione tra terra e cielo. Dalla Kundalini alle tecniche meditative bibliche, dall'albero della vita al tempio del cielo, all'albero sacro degli indiani d'America, sono i primi esempi che mi vengono in mente. Per non parlare poi del simbolismo della croce, che è letteralmente l'incrocio, l'incontro nel centro della connessione tra la parte verticale e la parte orizzontale, l'incontro, il centro, la sintesi tra finito e infinito. Ed è proprio questo il concetto che ci illustra con parole molto terse, cristalline e molto delicate una filosofa e scrittrice francese, Marie Madeleine Davy, la quale ci invita a non perdere il senso del nostro cammino, che da fuori arriva dentro e da dentro scopre l'oltre. Da dentro di sé si scopre ciò che trascende il nostro sé. Ecco il superamento della condizione animale, che è una ricerca necessaria, è lo sforzo supremo, secondo me, per raggiungere davvero un altro livello di comprensione delle cose. Un percorso mistico, certamente, ma la mistica oggi io credo abbia necessità di diventare un percorso individuale. Non c'è più bisogno, non c'è più richiesta né necessità di essere individui differenti dagli altri. Abbiamo tutti gli strumenti di comprensione per vivere dentro di noi questo percorso. Non c'è bisogno di mostrarlo anche, per dirla così, fuori di noi con una scelta definitiva, radicale, di ascetismo o di distacco dalla realtà. Non c'è bisogno di questo, c'è bisogno di stare nel mondo con un'altra consapevolezza, portare questa consapevolezza nel mondo partendo però da noi stessi, partendo dal raggiungimento, dalla conquista di questa consapevolezza. Per quanto mi riguarda, quando raggiungo di nuovo, riconquisto, perché come abbiamo detto più volte, c'è necessità, almeno per il mio livello, per il livello che ho raggiunto, io ho necessità di riconquistare ogni volta la vetta, ma quando la riconquisto, anche soltanto per pochi istanti, o per qualche minuto, a volte anche per qualche decina di minuti, ecco che davvero cambia il modo in cui la realtà stessa si pone davanti ai tuoi occhi. Cambiano letteralmente le priorità, cambia letteralmente il senso della tua realizzazione. Non bisogna essere esseri superiori o individui iniziati. Bisogna essere persone umili di fronte al mistero dell'assoluto, e secondo me bisogna essere persone perseveranti, determinate nella ricerca. Chiaramente si deve sentire questa spinta iniziale, questo movimento, questa ispirazione verso questa direzione, ma se ascoltate questi incontri quotidiani l'avete sentita anche voi. Ora non ci resta che seguire questa chiamata giorno per giorno, conquistando quella che secondo me è la nostra più grande libertà, la libertà della nostra mente, la nostra libertà spirituale. Marie Madeleine Davy, ad accompagnare queste parole, anche oggi ritroviamo
Wolfgang Amadeus Mozart con la sua Sinfonia numero 17 KV 129, ma il secondo movimento. Prego, maestro. La ricerca dell'interiorità si presenta come risposta a un appello. Per percepirlo è necessario prestare l'orecchio, non l'orecchio esterno, ma l'orecchio del cuore, che deve essere scoperto e poi infaticabilmente educato per rinforzare la sottigliezza e la qualità di questo udito. L'appello è paragonabile, comparabile a un segnale. Viene da lontano e, malgrado ciò, è vicinissimo. L'ascolto dato a questo appello inaugura una via di ritorno verso l'origine. Cominciare il cammino esige di sottrarsi alla sonnolenza e di iniziare ad aprire gli occhi all'infinito dentro di sé, perché l'uomo è una sintesi di finito e infinito. L'interiorità non è un rifugio dall'esterno, ma un luogo elettivo che colma una nostalgia. Scoprire la propria dimensione di profondità permette di prendere contatto con l'infinito che è in sé. Questo carattere d'eternità umanizza e rende possibile anche la vera comunicazione con le altre persone. Non è l'esteriorità che differenzia i soggetti, ma l'interiorità. Divenire se stessi, realizzarsi, esige una conoscenza di sé che conduce all'unità del finito con l'infinito. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.